Ci siamo. Auguri matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro Ciccio Gamer 89 in versione ninja. Oggi siamo tornati su Uncharted 4. Signori, gli ultimi due episodi a mio avviso sono stati bellissimi. Mi sono piaciuti tantissimo perché non ho fatto tagli. È stato interessante giocare anche le parti di parkour. Bello. Io vi dico una cosa, e non vi offendete fan di questa serie, ma non vi sembra anche a voi che un po' questo gioco l'hanno allungato un po' troppo? Cioè, avete capito, no? Come è successo con Castlevania? Per renderlo un pochino più lungo hanno... No? Pezzi un po' morti, un po' rotture di palle. Secondo me sì, pezzi un po' inutili. Insomma... Almeno sempre secondo me, ragazzi, io non dico le pure verità, io dico quello che mi passa in testa, cioè nel senso quello che provo. E se provo queste sensazioni io ve le dico, non è che non ve le dico. Qua come cazzo sono rimasto vivo? A buco de cuco. Olle. Allora, ci abbiamo le armi, ci abbiamo tutto, qui abbiamo abbassato il ponte levatoio e ce ne possiamo continuare. Tra l'altro uno di voi mi ha fatto ridere tantissimo. Ha detto: quando Ciccio dice che ci pensa lui, vuol dire che gli serve una granata. Porca puttana, se è vero, ragazzi. Torre sul vulcano. Nostra avventura sta per finire. Ok. No, dobbiamo andare sopra perché c'è. Probabilmente per di là. Vedete, a me sti pezzi piacciono da morire. Ma guardate che paesaggi, ragazzi. Cioè, qualcosa di magnifico. Ma con tutti i soldi che Avery ha speso per le torri, poteva mettere una ringhiera. Dici, eh? Ok. Però c'ha ragione, la ringhiera ce la poteva mettere. Cosa che non avrebbe cambiato assolutamente nulla, eh. Magari se noi avessimo portato una macchina con un po' di trazione in più, sicuramente là ci va messo. Guardate, perché appunto vi ripeto. Dimmi un po', quanto devi ad Alcazar? La metà. La metà di cosa? Beh, ti ho parlato solo del colpo alla gamba. Che vale 400 milioni. Esatto. Ma se la teoria è una corretta, allora salvare i soldi. Avresti dovuto parlargli di $200,000. Mai dire ai propri soci il reale valore dell'obiettivo. A dire il vero, non pensavo di diventare il suo socio. Ragazzi, troveremo il tesoro. Pagheremo lo psicopatico e ci resterà un mare di soldi. Fidatevi. Vabbè, già è tanto che sei uscito da qua a prigione, io oserei dire, eh. Per esempio, questo pezzo, se io fossi stato uno sviluppatore, sì, l'avrei rimesso, non lo so. Sinceramente non lo so, perché forse potrebbe essere un po' ripetitivo. Semplicemente questo. Si va. Vai. Ecco, se mo si rompe il rampino, avrebbe... Oh, divertente. Oh, divertente, ci sta. Molto divertente, ve lo stavo dicendo, avrei cambiato qualcosa. Ok. Qualcuno vada alla guida, per favore. Vai. Triangolo, sto benissimo. Madonna, raga, ma che spettacolo, bello, mi hanno subito interrotto. Tu sai come detta. Certo, sto cavo, ma che potenza c'ha? Oserei dire meno male. È divertente, no? Sì, bene, parlerò con il mio strizzacervelli. Perché hai uno strizzacervelli? No. Ma no, stai calmo, questo Ciccio, ogni volta. Andiamo, non fatene una tragedia. Stai calmo. Sotto controllo. Madò, non me l'aspettavo. Sto ponte, che gli deve succede? Bene, aggrappatevi. Oh. Oh, mamma mia. Per una volta. Sono quasi deluso. Quasi. Vai. Allora, probabilmente abbiamo il modo di entrare. Dai, ci sta. Guarda che figata, ragazzi. Cioè, bellissima. Bella, veramente bella. Allora, da qui non si passa. E fin qua tutto a posto. Aspetta, prima di vedere là, voglio vedere qua se c'è qualcosa di interessante. C'era un brilluccichio.
Vabbè, raga, ogni tanto sparo e... quella sicuramente non so che cosa sia, ma non mi interessa perché ho visto tanto guardando i tesori. Non concludiamo niente. Sam, dammi una mano. Sì. Vai! E dai! E dai! Qua sembrerebbe che possiamo entrare. Ok. Vediamo cosa abbiamo qui. Aspetta, 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 mi sembra di aver visto qualcosa. Ok. Ci abbiamo un barile di polvere da sparo. Ce ne abbiamo diversi in realtà. Ok. No. Decisamente no. E se questi li faccio esplodere? Perché qua... ma qua... che cazzo? Qua mi sembrava che ci fosse qualcosa. Aspetta, Qua dietro sembra esserci qualcosa. Sam? Sì. No, infatti non ho sprecato gli altri bauli perché secondo me appunto serviva qua. Vedi quello che dicevo. È murata. Bene, diamo un'occhiata. State tranquilli. Pensa se avevo fatto esplodere tutti questi. Perdevamo. Tranquillo, zio. Attenzione. Vi è piaciuta questa? L'avevo fatto anche prima, però senza togliere il mobile, quindi... vai, salto, perché sono sempre contento. E qua possiamo girare. E giriamo, giriamo, giriamo. Dai, dai, dai. Un attimo, zio, ma perché stai a correre così tanto? Ma non ho capito. Succede qualcosa a Sam, sicuro al 100%. Sicuro al 100%. Qua sicuramente potevo anche esplorare un po' meglio, però non mi va. Sam, all'anima degli meglio. Tanto il tesoro qua non si trova, raga. Cioè, lo sappiamo tutti, no? Facciamo così. Figata però, eh. Ma poi è possibile che non ci è arrivato nessuno qua? Può essere? Dai, guarda che c'entri, su! Wow. Magnifico. Ma non vedo tesori. Stai calmo. Ragazzi. Arriviamo. Allora, sicuramente sarà chiusa, blindata da qualche parte. Al 100%. Attenzione, aspettate. Vieni a vedere. Ma è Sandisma? Ah, Sandisma. Visto? Chi si rivede? Allora, cosa abbiamo? Altri sigilli. Qui c'è il buon Avery. Thomas Tew. E questo è... questo è di Adam Baldridge. Qui c'è Joseph Farrell. E questo è Richard Watt. Capitani pirata. Forse la tua teoria del fondo comune dei pirati non era così assurda. Bene, quindi... dimmi, qual è il trucco stavolta? Mi aspetto un colpo di scena. Prendere un pulsante? Tirare? Forse... forse un braccio o... proviamo. Forza. Ragazzi, quando avrete finito di molestare il povero Sandisma, c'è qualcosa che dovreste vedere. Cosa? Il trapezoide è chiaramente il vulcano. La corona è King's Bay. Questa è una mappa, signori. Victor, sei un fottuto genio. Olè. Un genio. Sì, sì. Quindi se noi siamo qui, questa torre corrisponde al sigillo di Avery. Ok, allora gli altri sigilli... devono essere le torri dell'epoca di Avery. Beh, insomma, il tesoro sarà in una di queste, no? Sì, ma quale? Io conto 12 torri. Ehi, hey, Victor. Eh? Non hai iniziato a fumare sigarette, vero? Oh, merda! A quanto pare non siamo i primi. Ma prima non c'era. Date giù! Li abbiamo sorpresi! Porca merda! Gira intorno! Oh, che devi fa? Dai, oh, affacciale, zio!
Senti, scusa, Vai. Esci fuori. Oh la madonna! E che cazzo vuoi, io? Madonna, raga, ma sono tipo cagato sotto. Aia! Che succede? Ma vi giuro, non ho capito cosa succede. Oh! Raga, pensa che qua... Pensa che qua ci crepiamo. E di fatto... Raga, mi sto impegnando tipo tantissimo adesso. Ahi, ammazza! E vabbè, ma che cazzo? Ma che è una doppia granata? Ma che cazzo state a dire? Ma dai, l'anima degli mortacci, meglio vostra, oh! Io non c'ho parole. C'ho... Io... Io boh. Io boh. Cioè, boh. Allora, forse ci sto riuscito. Forse. Sono finiti? Lo spero. Tu stai okay. Bene? Sì, sì, bene. Sam? Sì, sono qui. Meno male, oserei dire. Allora, ce ne andiamo di qua. Sicuramente devo fare così. Potevo già farlo, Stai calmo. Vai. Ma non è vero mai. Ma sei un cialtrone, sei. Allora, me ne vado qua. Sicuramente con questo posso arrivare in punti dove è l'anima degli mortacci sua. Oh, vedi? Vai. Così. Così te voglio. Oh, ma questo lo prendiamo. Ma chi ve se frega? Questo lo prendiamo tantissimo. Allora, che dovrei fare io qua sopra? Non capisco. Che cosa dovrei fare? Ho capito tutto delle torri. Hai visto? Luoghi, sigilli, strutture. E adesso? Adesso? Siamo fregati. Ok? Perché siamo in tre e loro chissà in quanti saranno. E sono in vantaggio. Sì, ma non hanno ancora scoperto la torre giusta. Che culo, Nathan, neanche noi. State calmi. Invece sì. Guardate, è un po' consumato. Lì corrisponde. Ah, è vero. Sei sicuro? Perché potrebbe essere anche questa. Merda. Ad ogni modo... Meglio 2 che 12. Bene. Io vado in questa torre. Tu e Sally andate no, all'altra. No. Ormai gli uomini di Rafe le avranno occupate tutte. Esatto. Quindi se vogliamo recuperare lo svantaggio, dobbiamo dividerci. No, calla. Okay? Succede qualcosa. Ha ragione. Sono alle estremità opposte di Kings Bay. Ai ai ai, ragazzi. Se ti imbatti in quei buffoni della shoreline, ci chiami, intesi? Ci si vede. Dai, Nate, muoviamoci. Sì. Allora, questa qua dovrebbe essere nascosto in bella vista. Ah, può essere, sì, sì. Può essere, sapete? Che il tesoro è nascosto in bella vista, ci sta. Credi davvero che il tesoro sia nascosto nel bel mezzo di un dannato mercato? Secondo me sì. Secondo me sì. Ma ne abbiamo viste di follia. Questo è poco ma sicuro. Permesso, scusatemi. Scusatemi, permesso. Grazie mille, gentilissimi. Scusi, lei mi ha rotto proprio le palle. Ok. Grazie mille, signori. Che fa il burro? Ma dobbiamo andarcene là. Ma sì, una la vorrei. Bene. Tieni. Ah, grazie infinite. Signore. Oh. Si goda la sua mela. Grazie. Vabbè, mi sono mangiato una mela già che ci stavo. Che fa questo? E tu, piccoletto. Come andiamo? Ah, che carino. Ti piace? La torre. Sì, ma Sally, non vedi? È un lemore. Esatto. No, grazie. Che tenero. Ma dagli la mela. Oh, hey, ma... Ehi, Sally. Ehi, hey, ha rubato la mela. Ma che carino. Non fidare di nessuno oggigiorno. Che carino. Lo sapevo io. Che succede? Aspetta, volevo parlare. Sai una cosa? Quando sarà tutto finito, mi prenderò un cane. Pensavo un lemure. Siamo tutti interi, te lo compro io, questo dannato cane. Se lo chiamo Victor? Sicuro. Buon
Stai calmo tu che parli francese, mi è sembrato. Già. Ha ragione, l'odore promette bene. Mamma mia, altro che Masterchef. Vai. Stai calmo. Ok, la torre è questa. Potremmo entrare da questa parte qua. Chiusa. Ovviamente. Ci resta che entrare di soppiatto. Piano piano. Era implicito nella parola soppiatto, sai. Ok. Qua sicuramente. Che dici? Passiamo di qui? Sì, perché no? Accidenti. È un bel salto. Però perché quello lui è capace di fare queste cose? Pensa per te, io ho i miei ritmi. Beh, almeno il panorama è uno spettacolo. Ok. Adò, qua sono tutti agili. Ah, per fortuna loro, eh. Olè, siamo dentro. Ok, vediamo un po'. Allora, immaginavo che dovevo andare qua. Di Edward England, come diceva la mappa. Che stiamo cercando? Un tesoro? Allora, qua non mi sembra che... Probabilmente dobbiamo andarcene qua. Però non mi sembra che ci siano già stati qua. Almeno spero. Sapete che io salto perché penso che vado più veloce. Porca. Questa torre è decisamente alta. Dici? Sì. Direi di sì. Pure secondo me. Oddio, c'ho voglia di yogurt. Perché? Devo fare merenda. C'ho fame. Allora, vediamo qua che cosa c'è. Scommettiamo che... Oh, ah, siamo sulla strada giusta. Uno scorpione. Tizio con una brocca. Sono segni zodiacali. Il leone. Ah, e il toro. Ok. E quattro campane lassù. E questi affari al centro del pavimento sembrano blocchi. Faccio io. Dobbiamo stare in campana. Oh. Il posto è questo. Chiama Sam. Ok. Scorpione, acquario, leone e toro. Ehi, Sam. Abbiamo trovato la torre giusta. Richiamaci. I telefoni non prendono bene qui. Allora, il primo è lo scorpione, che è questo. Però a capire cosa dovrei farci e come arrivarci. Allora, questa la prendo. E che cosa ci dovrei fare adesso con questa fantastica corda? Giustamente, per fortuna me lo ricordavo. E siamo saliti. Più o meno. Torno subito. Ok. Ok. Che roba. Visto, Sully? L'orologio funziona ancora. L'ho notato. Cerca di non finire incastrato tra quegli ingranaggi. Dai, tranquillo, zio. Devi stare tranquillissimo. Allora, andiamo per di qua. Allora, scommettiamo che io devo fare così. Guardate quello che vi pare. Quello che vi pare, guardate, devo fare così. Così. Vai. Madò. Madò, ragazzi. Oh. Ok. Stai bene? Sì, ok. Io devo salire sopra. Madò, veramente. No, va tutto bene. Fidati. Questa l'ho già sentita. Ok. Madonna, ragazzi. Che potenza. Leone. Difficili da domare. Aspetta, il leone. Aspetta un attimo. Allora, mi hai detto che il leone è 3. Quindi penso che devo dare 3 rintocchi, secondo me. Ma guarda che io in realtà lo so, lo so, ma scusa, ma se.
Perché secondo me potrebbe essere anche che questo qua dobbiamo farlo tre volte. O in sequenza. Cavolo! Nate, provane un'altra, non è successo niente. Io sono curioso, io voglio riprovare per la terza volta. Voglio riprovare per la terza volta, poi se è, ho capito come fa. Ma questo per la terza volta. Servivano dei tappi. No. No. Il primo era lo scorpione. Ma lo so, era una mia teoria. Stai calmo. Allora, lo scorpione è questo. Quindi, metto che Avery era scorpione. Primo lo scorpione, dai. Certo che suona tutte ste campane. Qualcuno attiriamo, Ehi, Nate, ha funzionato. Il blocco dello scorpione si è aperto. Ok, passiamo alla prossima. Acquario, che tra l'altro è il mio segno. Vai. Dobbiamo trovare. Oh, mi sta venendo la nausea. Te credo. Dobbiamo trovare l'acquario. Okay. Questo mi sembra che è il toro, quindi Sally, non ci serve. Starà benone. Forse hai dimenticato di mettere in carica il telefono. Ah, eccolo l'acquario, vai. Proprio dei cattiveria, sti cazzi. Acquario. Vai, 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 vai. Hai detto che sono simpatico. Braccio, questo gli esaltano le orecchie. Mancano altre due, ragazzo. Vediamo. Quindi, leone, che ci eravamo andati prima dal leone, l'anima degli meglio mortacci suoi, che è esattamente quello. Bravo. Vedi, questo è il leone. Dai, suoniamo il leone, che prima già l'abbiamo suonato tre volte, ma non funzionava perché. Ok. Suona il leone, vai, 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 vai. Mi è brutta un po' la testa. Il leone è aperto. Ok, ne manca una. Quindi l'ultimo è il toro. Il toro mi sembrava di averlo visto più sopra, ma non so se dico cazzate. Eccolo qua, questo è il toro. Però sicuramente mi toccherà. Vai, vai, mi toccherà fare sicuramente il giro, perché sennò sarebbe troppo facile, no? Vai così. Vai così. Dai, su, su, che l'abbiamo praticamente fatto. Sali. Vado. I grandi pendoli. Olle. E questo è il toro. Mortacci mia. Vai. Sì, però magari se. Oh, vai. Vai, vai. I peggiori. Vai, 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 vai. Ah, sto giro si è coperto orecchie più o meno. Sul pavimento. Tutto qui, niente. Però c'è una campana gigante in cima. Aspetta, io salgo. Me lo immaginavo, sapete? Ci risiamo. Me lo sarei proprio immaginato. Attento, zio, ma che cazzo disegni mentre stiamo a fare qualcosa? Dai, su. Allora, dobbiamo salire sopra, 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 sopra. Allora. Vai così. Mi sembra un po' troppo veloce a me per andare direttamente là. Di fatto, Ok. Meglio muoversi. È a tempo.
È a tempo. È a tempo. Vai così. È stato divertente. Da morire. Da morire. Oh. Che bel panorama si vede. Beh, qui. Ci sta, sì. Per esempio questo ve lo voglio far vedere perché è un parkour un pochino differente rispetto a quello di prima, no? Che qua sicuramente... Per cazzo del lavoro, che devo fa? Allora, devo spostare sta lancetta, probabilmente, ma come? Ah! Ok. Ah, ma io ancora, ancora. Stop così. Stop così. Dai, perfetto. Infatti ho detto devo spostare la lancetta. No. Via. No, no. Perfetto, mortacci sua. E poi io come facevo a riandare là? Se anche fosse. Vai così, sali. No, non hai no... Ah, forse sì? Forse abbiamo fatto? Sì. Allora, se io faccio... No, aspetta. Non ci agitiamo, eh. Ah, probabilmente ho capito dove. Già. Madonna. Aspetta. Porca miseria. Vai così. Qua possiamo salire. Possiamo salire ancora per di qua. E olle. Però qua non possiamo, ma possiamo per di qua. Infatti immaginavo che dovevo fare. La stia cavando lì fuori, Sam. Vai. Ci sto, ragazzi, eh. Ci sto. Allora, probabilmente dobbiamo scendere da qua. Esattamente così. Perché qua c'è qualcosa che ci interessa. Ok, Sally, ce l'ho fatta. Vedi? Questa è grossa, E lo sapevo. Sally, attento. Scusa, la maniglia si è rotta. Cerca di non farmi cadere altra roba sulla testa, d'accordo? Dovrò suonarla direttamente. Ma immaginavo, sapete? Abbastanza istintiva come cosa, Ah, proprio così? Forza, ci siamo. Vai. Vabbè, finché è così. Oh, madò. Oh, madre. Oh, mamma mia. Vai così. Porca puttana, regà. Porca puttana. Hai visto? Santo cielo. Ehi, Sally. Oh, merda. La porta si è aperta, però. Beh, era un modo come un altro. Stai bene? Non lo so ancora. Tu? Morto. Andiamo. Vediamo cosa ha in serbo Avery per noi. Signori, io direi che l'appuntamento di oggi può finire qua. Se il video vi è piaciuto, pollicino in su, commentate, condividete. Se non siete iscritti, iscrivetevi. Al prossimo appuntamento, al vostro ICCOM89. Io mi vado a mangiare uno yogurt che ho fame. Bella potenziata, perché loro sono diventati un po' troppo forti. Veramente, qua abbiamo anche una parte da prendere. Volendo, aspetta, prima mi vado a prendere la parte. E poi ci dobbiamo potenziare, ragazzi.